di gomma telefonica, caro amico, le mancano parecchie di acqua. Li chiamavano scimmie, erano trattati come schiavi e gli davano da bere l'acqua dei canali di scolo dei terreni. Sono più di 200 i braccianti stranieri, africani e pakistani, che sono stati trovati dalla Guardia di Finanza di Cosenza a lavorare nei campi di Calabria e Basilicata. Guardate che non è una situazione che riguarda soltanto la Calabria o la Basilicata o alcune aree del meridione. È un fenomeno diffuso che durante la fase Covid, peraltro, si è in alcuni casi anche acuito. Noi registriamo fenomeni di gravissimo sfruttamento nel Pontino, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Piemonte, a dimostrazione del fatto che per alcuni criminali la quarantena è stata un'occasione per stringere le catene del caporalato. Immigrati prelevati anche dai centri di accoglienza straordinaria delle due regioni, pagati 80 centesimi a cassetta di arance o 10 euro al giorno. Meno peggio le donne, tutte dell'Europa dell'Est, che guadagnavano 28 euro al giorno per raccogliere fragole, cifre dalle quali venivano detratte le spese per il trasporto e vitto. In molte parti del nostro territorio si continua a lavorare o si è lavorato durante la fase Covid senza le mascherine, senza i guanti, con turni che sono aumentati o che a volte sono aumentati anche di intensità. I caporali organizzavano anche matrimoni combinati, seguiti pochi giorni dopo da separazione e divorzi per ottenere il permesso di soggiorno. E quanto ha scoperto l'operazione coordinata dalla Procura di Castrovillari, una delle più vaste in Italia. 60 misure cautelari, 14 aziende agricole sequestrate per un valore stimato di quasi 8 milioni di euro, insieme con 20 furgoni utilizzati per il trasporto dei braccianti.